vita un po' di anni fa, scendere dalla seggiola, io sono quello che è che noi non scendiamo. È l'ora di smettere. È tutto giovane. Io l'ultima volta sono cantato. Scusa, ma dove mi scrivo legamento? Magari se un po' in là così facciamo posto anche al traduttore. No, no, ma basta. Lorenzo, metti su quella e togli una sedia, così facciamo più spazio. Ecco. Dove Bene, buonasera a tutti, penso che possiamo iniziare. Diamo inizio ai due cicli di seminari sul capitalismo europeo contemporaneo. In realtà avevamo avuto una anticipazione lo scorso ottobre con Lucio Baccaro che aveva iniziato parlando della traiettoria neoliberista dei capitalismi europei. Ma il 2018 inizia con il seminario di Patrick Legalès su capitalismo europeo e stati nazionali. Patrick Legalès è un sociologo francese molto noto, francese internazionale ormai, perché Sciences Po ha stabilito legami istituzionali, ormai Sciences Po di cui lui fa parte ha stabilito legami istituzionali molto stretti sia col Max Planck Institute in Germania, con Oxford in Inghilterra, ha legami negli Stati Uniti, quindi ormai è un sociologo è un flying sociologist. Flying is you just came from però è comunque molto noto anche in Italia per i suoi studi sia di sociologia urbana sia sul capitalismo più recentemente ha scritto sullo Stato, sugli Stati nazionali, sul ruolo degli Stati nel capitalismo europeo. Ci farà una presentazione che sarà in inglese, quindi avremo una traduzione consecutiva. E poi ci avremo come discussant Lorenzo Bordogna e Maurizio Ferrera. Chiediamo a Patrick di contenere se possibile la sua presentazione in una mezz'ora, in modo tale che poi abbiamo due brevi interventi di Bordogna e di Ferrera e poi un dibattito, visto che il pubblico è non solo folto ma anche molto qualificato, come si dice. Mi aspetto un dibattito molto interessante, sicuramente Patrick sarà che capisce l'italiano, questo tra l'altro è un grande vantaggio perché le domande, ha scelto di parlare in inglese, ma le domande possono essere fatte rivolte anche in italiano, a cui potrà rispondere. Bene, non perdo ulteriore tempo, Patrick grazie per essere qua, ti siamo davvero grati, floor to you. Okay. Buonasera, grazie per l'invitazione, sono molto contento di venire a Casa Cultura, sono venuto qualche anno fa con Fabio Zubarca, mi ricordo, e grazie a Marino, Maurizio, Lorenzo per organizzare questa discussione. So, I am going to speak about capitalism in Europe and states. I have to say that when I was invited, I was not too sure I would respond to the demand. Because, number one, I do not work exactly on capitalism these days. And number two, like many people, I am a bit lost in translation. What is capitalism today? What does it mean to think in terms of European capitalism? I am not entirely sure.
And I'm part of a group of colleagues at my center at Sciences Po, where we are quite convinced that the way we have studied capitalism in comparative political economy or in economic sociology in a traditional way, and I was trained that way with all the great Italian scholars, with Colin Crouch, with Wolfgang Streck, for what I see in my research doesn't fit very well. Dunque, innanzitutto mi è stato chiesto di parlare di capitalismo in Europa e degli stati, e quando mi hanno invitato non ero così sicuro di rispondere a questa richiesta, innanzitutto perché io attualmente non lavoro sul capitalismo, in secondo luogo perché sono un po' smarrito nella traduzione, cioè che cos'è il capitalismo oggi, che cosa intendiamo con capitalismo europeo, non sono così sicuro, anche perché appartengo a un gruppo di colleghi a Sciences Po che, come coi colleghi italiani qui presenti, abbiamo studiato la sociologia economica, siamo stati formati seguendo un po' le linee tradizionali di Colin Crouch e di Gordon Streck. Ma a questo punto non credo che a una domanda del genere risponderei secondo la tradizione. So, my own work is at the moment to work on large metropolis and to understand the political economy of large cities in Latin America, in the US, and increasingly in Asia. And that's my way to look at those issues of capitalism. And what strikes me, of course, is that when you start thinking about capitalism in China or in Iran or in the Gulf or in India, you are just thinking that some of the discussion on the varieties of capitalism is not completely appropriate to understand the transformation of capitalism. So tonight, I am not going to discuss in a classic way the European capitalism, the way they are institutionalized and regulated, also because Luigi Burroni has done a great book about the subject, so I cannot say more. But I will mention some of the themes, and I will discuss the question of a state, and I will come back to the question of cities. And some of the keywords will be questions of finance, of regulation, of big data, of the values of capitalism, of democracy, of inequalities, of commodification, of corruption, of tax, of territories. Finishing the slide. Okay, everything is there. Okay, dunque, su cosa lavoro attualmente? Sulle grandi metropoli, l'economia politica, nelle grandi metropoli dell'America Latina, dell'Africa, dell'Asia, per cui pensare al capitalismo in Cina, in Iran, nel Golfo, in India, forse deve essere pensato osservando la varietà di tipi di capitalismo e probabilmente non è così appropriato utilizzare i vecchi schemi per capire le trasformazioni attuali del capitalismo, per cui mi approccerò a questo tema pensando alle istituzioni e alle autorità normative di controllo del capitalismo, cosa che peraltro il nostro collega che è qui presente, Luigi Baroni, ha sviluppato e articolato in un bel volume, bensì mi occuperò più della questione dello Stato, delle città, e prendendo come parole chiave alcune di chiavi quali regolamentazione, big data, democrazia, corruzione, diseguaglianze, mercificazione, l'economia politica, bio, territori, tasse. So, again, I don't pretend any particular authority at this moment. I'm just one of many, many, many people who are not completely sure they understand capitalism today. So what I will discuss tonight are some ideas to contribute to this big field of research, and I don't pretend anymore. Quindi io non mi reputo assolutamente un'autorità del campo, sono uno solo di moltissimi studiosi che stanno cercando di capire il capitalismo oggi contribuendo con alcune idee, nient'altro. My starting point is just to remember that from time to time, historically, capitalism is marked either by a major crisis or surge of massive innovations, and when the two come together, we see the reshuffling of the deck and major transformation of state and societies.
Dunque, in effetti il punto di partenza è che di quando in quando ci sono dei momenti in cui il capitalismo è contrassegnato da crisi fondamentali e innovazioni, movimenti di innovazione massicce. Quando questi due aspetti si uniscono, assistiamo a modificazioni importanti e fondamentali dello Stato e della società. This applied to the first capitalism of merchants, both in the Mediterranean and in China. It applied during the Industrial Revolution, the Great Depression of the 30s, and possibly more and more people are thinking that we are living such a period. The rise of financial capitalism, that I will not discuss too much today, but which is central in the argument, the dominance of Silicon Valley capitalism, plus China to some extent, the changing scale of capitalism with globalization trends, all this being well studied by different people, all together sounds like a new area, a new cycle of capitalism. E se pensiamo al primo fenomeno del capitalismo durante il capitalismo mercantile nel Mediterraneo, in parte in Cina, un altro momento del capitalismo, la rivoluzione industriale, un altro ancora la grande depressione degli anni 30, ora c'è chi considera il capitalismo attuale la crescita del capitalismo finanziario che predomina, pensiamo al capitalismo di Silicon Valley e il capitalismo della Cina, oltre a cambiamenti di scala a cui si assiste delle grandi mega aziende, naturalmente tutto questo ha dato luogo a una serie di grandi profonde trasformazioni. So I will do two things tonight. I would like to think about what is going on for the state. To what extent European states are being transformed, reconfigurated, changed because of those transformation of capitalism. And second, I will say in a more piecemeal way a few things about one of the key dimensions of capitalism today, which is the urban dimension, in order also to think beyond national models of capitalism, which I found far, far less convincing today. Quindi partiamo dallo Stato, cioè quali stati in Europa, quali sono gli stati in Europa che in qualche modo si riconciliano con le grosse trasformazioni del capitalismo e in che modo queste influiscono sugli stati europei. Per cui è questo il primo aspetto che affrontiamo. Il secondo, un po' a spizzichi e bocconi, non in modo uniforme, sarà la dimensione urbana, che mi pare una chiave di lettura per pensare oltre ai modelli nazionali che a mio avviso attualmente sono lungi dallo spiegare il capitalismo contemporaneo. So my first point is to think about the states with opposing two ideas that we see in the debate. Are states still shaping, regulating markets, or are markets meaning probably large firms, really reshaping and making states? The point is, when you think about the state today, is not to achieve with one exciting adjective, is really to try to identify state-making mechanism and state-destroying mechanism. And my argument with my colleague Desmond King, and I will use this book here, is that what we see in Europe is the making of a state which is a transnational capitalist policy member state. And I will emphasize, of course, the capitalist element. Dunque, quindi, se riflettiamo sullo Stato, io contrappongo due idee fondamentali. Da una parte è lo Stato che crea e regola il mercato, oppure il mercato che riconfigura e crea lo Stato, per cui identifichiamo lo Stato, in realtà insieme al collega Desmond King, come uno Stato transnazionale capitalista che produce politica. So, as you know, Europe is the continent where states have mattered most and for a long time. We are the part of the world where the state plays a much more important role. It's funny that we use American model to understand public policy and the state, when in fact it's really in Europe
that we have far more state interventions of every sort. Dunque, l'Europa sappiamo che è il continente in cui gli stati hanno avuto più peso e per un periodo più lungo. Siamo parte di un mondo in cui gli stati, in questa parte, in quest'area del mondo, hanno svolto un ruolo fondamentale ed è abbastanza curioso che prendiamo il modello americano per comprendere la formazione e il funzionamento degli stati, ma in realtà è in Europa che lo Stato ha avuto un ruolo interventista profondo. And of course, in Europe, unlike Americans who do not know they have a state, we have no doubt that we have states. We contest them, we disagree, we are disappointed by the capacity to solve problems, but that remains central. E quindi è in Europa più che in America che non abbiamo dubbi di avere uno Stato che identifichiamo, con cui, dal quale divergiamo, da cui proviamo disappunto per la sua capacità o meno di risolvere i problemi. When we look empirically to the transformation of or reconfiguration of European states, we see contradictory trends. On the one hand, we see that in a number of domains we have more and more state intervention. We have new public policy to deal with the economic crisis, to deal with climate change, to deal with the rise of populism, to deal with the delivery of some public services. So we can document more policies, more budget, new bureaucracies in the way states operate. Quindi in realtà da un punto di vista empirico assistiamo a una riconfigurazione degli stati europei in cui notiamo dei trend contraddittori, cioè in una serie di campi osserviamo crescenti interventi dello Stato per esempio affrontare la crisi dei profughi, crisi finanziarie e economiche, crisi del clima, i movimenti populisti e così via. D'altra parte assistiamo a una minor capacità dello Stato di imporre il tax, sì, imposte e infrastrutture. In a number of domains we see a decline of state intervention. You have less state-owned enterprise. You have a marginalization of some part of the state apparatus to control some sectors of society. Cioè assistiamo a un declino dell'intervento statale, per esempio un numero minore di imprese di proprietà pubblica, una marginalizzazione di alcuni interventi in taluni ambiti. So there's a big debate about what is going on, and this debate is particularly contested in this relation between state and the economy, state and markets, state and capitalism, states and large firms. C'è un grosso dibattito in corso dove si sollevano anche delle obiezioni rispetto al rapporto Stato-economia, Stato-mercato, Stato e large firms, grandi aziende. On the one hand, we have a number of colleagues, and Wolfgang Streck will be your guest next year sometime. My old friend Colin Crouch, at the end of this year, a number of comparative political economists are arguing that, I've been arguing for a long time now, that national states in Europe have lost most of their capacity to be able to regulate, to shape the markets, to control the economy. They have lost all their capacity. And Crouch talks about the limitation, the limits of a limited state. Streck will emphasize the fact that European states are heavily in debt, of course not in France and Italy, just. And this debt is having a very strong effect on the declining capacity of a state to govern the economy. And in some case, this austerity policy has been so strong that in the case of the UK or Greece, the idea of state autonomy is really put under question. So it's really markets reshaping and transforming the state.
Dunque, alcuni eminenti colleghi che verranno anche qui, Streck e Crouch, quindi economisti politici, sostengono ormai da tempo che gli Stati-nazione hanno perduto la loro, per lo più, la capacità di regolare e dare, conformare i mercati, controllare l'economia. Crouch sostiene infatti che vi sono ormai limiti molto forti sulle capacità dello Stato. Streck sostiene che gli stati hanno ormai sono profondamente in debito, il che a sua volta ha effetti potenti profondi, limitandola e riducendo la capacità di governare da parte degli stati, pensando anche alle politiche di austerity così imposte così fortemente in nazioni quali la Gran Bretagna o la Grecia, che tanto che lo Stato perde la propria autonomia e è incapace, perde ogni capacità di riconfigurare e controllare i mercati. A second group of colleagues, different, are arguing, by contrast, the rise of capitalism at the global scale is giving a very important role to the state. On the Marxist wing, Bob Jessop, the sociologist from Lancaster, is arguing that the state is regaining a very important capacity in order to discipline society, in order to put them in line with the demands of globalized capitalism. He calls that the Schumpeterian globalizing workfare state. Dunque, un altro gruppo di colleghi invece sostiene che la crescita del capitalismo su scala globale attribuisce allo Stato un ruolo importantissimo. Sul fronte marxista, ricordiamo Jessop, che sostiene che lo Stato sta riacquisendo la capacità di disciplinare la società, ponendola dunque in linea con le richieste a livello globale, e lo denomina stato del lavoro globalizzante di tipo schumpeteriano. Very similar, not here, the neo-Foucauldian, those inspired by Michel Foucault, a number of colleagues are trying to argue the making of a neoliberal governmentality, the old confused word of Foucault, meaning that states are playing an important role in governing individuals to follow the new economic rationality of the globalized capitalism. Dunque, un altro gruppo di colleghi non citato nella slide, cioè i neo-Foucaultiani, quindi Foucault, che fanno riferimento a Foucault, parlano della governamentalità neoliberale, per cui lo Stato svolge un ruolo fondamentale nel far sì che gli individui rispondano alle esigenze del capitalismo globale. And finally, in this group, you have people like Jonah Levy, who is more a classic American comparatist, saying, well, what we see is that in a number of countries, the economic policy developed by national states is doing two things. Number one, it's helping to amend the failures of capitalism. And second, the new role of a state is to organize, to create new markets, to foster economic development. And he talks about the market-making state. The role of a state is to organize markets in new domains, for instance, higher education. Ricordiamo tra questi Jonah Levy, che è piuttosto un comparativista americano, che sostiene che in una serie di paesi la politica economica sviluppata dagli stati nazionali è proprio quella, da un lato, di contribuire a operare una riparazione, emendare i fallimenti del capitalismo, e d'altra parte assumere un nuovo ruolo, cioè organizzare e creare dei cambiamenti, degli sviluppi economici, per cui sul mercato, per cui è lo Stato che costruisce il mercato per alcuni settori quali quello dell'istruzione superiore. And finally we have a third group of scholars like Linda Weiss in Australia, my colleague Cornelia Vol at Sciences Po, or Ben Clift in England,
And they argue there is a new form of economic patriotism, and you have a development of a number of state intervention, and national states are regaining capacity because they deal with the consequence of globalization and they develop new policy instruments in order to foster the economy and to control the economy. E un terzo gruppo di colleghi, per esempio Linda Weiss, Yavo e altri, che sostengono che è una nuova forma di patriottismo per cui gli stati nazionali, per far fronte alle conseguenze della globalizzazione, sviluppano nuovi strumenti di intervento. So let's look at some, a little bit of some of the figures and some empirical evidence to sort of say something about this debate. Point number one, one way to measure the role of a state in the economy, the classic measure, is to look at the role of public expenditure as percentage of GDP. Dunque, osserviamo dunque alcuni, un po' di numeri e soprattutto delle dimostrazioni, evidenze empiriche. Come si misura classicamente il ruolo dello Stato, spese pubbliche rispetto al PIL? What we know is that despite all the talk on neoliberalism, on financial cuts, what we see in the EU is that basically we have still either a slow increase or slow decrease of financial cuts, of public expenditure that are still higher than in 2007. After the big increase due to the crisis, the state still represents about 47% of GDP on average all over Europe, 27 countries, far more than 50% in some countries that are indicated here, Greece, Finland, France, and Belgium, and Denmark, and on the other end, Ireland, Lithuania, and Romania. But the key idea is public expenditure has not been cut in Europe. It's pretty stable with a slow decrease over the last couple of years. So the state within the economy, and of course the state is an economic agent, remains extremely central in all of the European countries, in most European countries. Quindi nonostante i discorsi del neoliberismo e dei tagli delle spese pubbliche nei paesi dell'Unione Europea, i 27 paesi, si riscontra ancora una lenta crescita o decrescita delle spese pubbliche che comunque rimangono maggiori a quelle del 2007. Qui abbiamo visto alcuni dati, in media 47% del PIL, con alcuni valori superiori nei paesi che avete visto o leggermente inferiori in altri tre paesi, per cui di fatto in Europa le spese pubbliche non sono state tagliate, sono piuttosto stabili, poiché lo Stato nell'economia, lo Stato è un agente economico, in Europa ha ancora un ruolo importante in questo senso. And this is also true for welfare state expenditure, more or less, but I will nuance afterwards. And this is also a table, but we don't see the country for that part. But basically, on the left you have European countries. The idea is the same, so we're going quickly. Okay, lo stesso vale più o meno per le spese pubbliche del welfare. I grafici che avete visto indicano la stessa cosa. So, I wanted to also argue that what we see in most European states, that instead of defining them by the constitution or by the law, we should understand that most states nowadays should be firstly defined by the number of public policies and the scale of public interventions. European states are first and foremost policy states. They spend their time, elites of those states, to develop lots of policies, to spend lots of money, to organize lots of groups, to negotiate with a large part of societies. So those states are still absolutely central in the European domain. And if you want to understand the transformation of state in relation to the economy, I would argue in terms of method, we should look at the change of policies. Classically, people who like to study the state, they look at change of institutions, for instance. We argue that, and then, you know, it has some impact on public policy. We argue nowadays we should do the opposite. We should look at policy change, the old idea of Ted Lowy, and those policy change often have long-term consequences
both on society and on the state. Dunque, di solito si definisce lo Stato in base alla legge, all'ordine giuridico e così via, ma in realtà noi proponiamo di definire lo Stato in base alle politiche pubbliche, cioè alla scala degli interventi pubblici, cioè parliamo di policy state, dove l'elite politiche organizzano, negoziano, controllano, per cui la trasformazione dello Stato la consideriamo dal punto di vista del cambiamento delle politiche pubbliche, anziché pensare che sia il cambiamento delle istituzioni che ha un effetto sulle politiche pubbliche, ma lo consideriamo nell'altro senso, viceversa, un po' riprendendo l'idea di Ted Lui. So I'd like to develop two ideas about the main transformation of European states, and then I will develop the economic argument. The first idea that is central in our argument is that if you want to understand the reconfiguration of European states, you have to understand, that's our argument, that there are now three constituencies for the state. Dunque vorrei affrontare il tema partendo da due idee principali. La prima è che per comprendere la riconfigurazione degli Stati europei dobbiamo comprendere che esistono tre gruppi di elettori, per così dire. Classically, particularly in political science, we try to think, especially in some kind of political science, we see that the action of a government of a state are a response to the preference of individuals, of the demos. Elections still exist, as you know, in Italy, and sometimes preference of the electorate matter, sometimes. So the first classic constituent is the demos, the people. Classicamente in scienze politiche si sostiene che l'azione del governo sia la risposta alle preferenze degli elettori, del demos. Le elezioni esistono ancora, come ben sapete, in Italia, per cui le preferenze dell'elettorato hanno ancora importanza. Second, those of us who study public policy and government, they have been arguing for years, especially my colleague Bickerton in England, that what is striking is the fact that state elite, agency regulators, ministers, you know, they spend a lot of their time in Brussels or in close networks with policy elite from other states. When you are part of the EU, you are a member state, meaning that part of your policies are systematically negotiated and you are responsive in front of other policy elite of the other countries. So you have a second constituency. State elite are responsive to their people, but also to the policy elite and EU elite in policy terms. And you can see that very precisely when you study public policy. Ora, in secondo luogo, chi di noi ha studiato politica pubblica e governo, e faccio riferimento per esempio a Bickerton, il nostro collega inglese, si parla di elite statali, quindi per esempio dei ministeri, delle autorità di controllo e normative, eccetera, eccetera, che sappiamo che si incontrano a Bruxelles o che lavorano in stretto contatto con le elite politiche di altri paesi, ed è anche a loro che rispondono. And thirdly, and a point made by Streeck and Crouch very precisely, national states, they have to deal with large firms and financial markets that are transnational. Streeck always argue that financial markets, they vote every week. They give loans to the states who have to renegotiate their loans every week. And we know very well in France and Italy that if our budget is not going the way the markets want the budget to go, sorry. Just thinking of deficit in France, that's why I'm getting... È il deficit francese che mi fa tossire. Then interest rates go up.
I start to translate. Dunque, il terzo gruppo a cui rispondere è messo bene in luce da Streck e Crouch, che sostengono che gli stati nazionali in realtà sono strettamente collegati e rispondono alle grandi aziende e ai mercati finanziari transnazionali. Sappiamo bene che ogni settimana si rinegoziano i debiti, o meglio i prestiti che le grandi banche fanno agli stati. Se un bilancio nazionale non va dove dovrebbe andare, secondo i mercati finanziari, i tassi di interesse aumentano. And we also know that large firms have a choice to pay or not to pay tax in the country, and they maximize, as we all know very well, the capacity not to pay tax. But they may choose to invest or not to invest. So the dependence between fixed state and transnational mobile firms is making the firms a third constituency for the state. Peraltro sappiamo anche che le grandi aziende transnazionali possono scegliere se pagare le imposte in un paese o non pagarle, quindi massimizzano la capacità di non pagare le tasse in certi paesi, di investire o non investire. Quindi è chiaro che gli stati devono rispondere anche a questo terzo gruppo di elettori, cioè le grandi aziende transnazionali. The consequence, if this is correct, that means that elite at the national level, they have become more and more disconnected from the demand of the individuals, from the demand of the voters, because they have to respond to markets and they have to respond to other state elite in other countries. So there's a disconnection between what is classically viewed as the nation, the political community, and the capacity of a state to respond to them. We could even go a step further. You could also argue that those policy elite, they are quite keen to develop connection with those two constituencies in order to impose reforms on their country that they would be unable to do otherwise politically. Per cui la conseguenza, se questa lettura è corretta, è che le elite a livello nazionale sono vie più scollegate dalle richieste del loro elettorato nazionale, poiché devono rispondere a questi altri gruppi di elettori, cioè i mercati, e alle elite politiche degli altri stati. Per cui questo scollegamento evidentemente mette in luce una capacità delle elite politiche di non solo rispondere a questi altri due gruppi di elettori, ma forse anche a esprimere un'inclinazione a instaurare dei collegamenti per imporre allo Stato riforme che altrimenti non sarebbero in grado di imporre. The second idea, general ideas before turning to the economy precisely, is we argue that there are four main processes explaining the transformation of European states. And I mentioned the four because, for me, the relation between state and capitalism is not the only one explaining. So I am not in the idea that neoliberalism is explaining everything. I don't think so at all. So those four hypotheses are the following. Number one, we argue that the changing scale of society with more mobility, more transnational mobility, of the firms, of cultural ideas, this changing scale of the world, we have bits of societies that become more European, bits of societies becoming more global, but also bits of societies are less mobile and more local in some ways. This multi-level reorganization of society is accelerating the decoupling between the state and the nation, between the state and the national society. Ciò che sosteniamo noi è che in realtà, per spiegare la trasformazione degli stati europei, non riteniamo che la relazione Stato-capitalismo sia l'unica che spiega questi fenomeni di rifiuto
riconfigurazione degli stati europei e proponiamo quattro ipotesi. Innanzitutto che la scala mutevole della società, proprio dovuta alla mobilità di queste aziende transnazionali anche la mobilità delle idee, fa sì che parti di società diventino più europee, altre parti di società più globali, ma altre parti di società meno mobili. Quindi c'è una riorganizzazione a molteplici livelli che accelera la separazione tra Stato e nazione, tra Stato e società nazionale. The second process, which I will develop later after all, after this slide, is of course the idea that the transformation of capitalism and the fiscal crisis contribute to this restructuring of the state. The third one is that one of the main processes of transformation of a state is the rationalization, the reorganization of the internal apparatus of a state. And the fourth one is to argue that historically the military was the backbone of the state. We were making war all the time. And the military is in decline and is not playing an important role in most European countries. But we see the rise of all new technologies of surveillance and the making of a different kind of security state. Dunque, la seconda ipotesi è che all'interno di questo processo di trasformazione c'è anche l'idea della trasformazione del capitale e della crisi fiscale che naturalmente contribuisce alla riconfigurazione degli stati europei. Terza ipotesi, che è in corso una razionalizzazione, cioè una riorganizzazione dell'apparato interno dello Stato. E in quarto luogo, storicamente l'esercito era la colonna vertebrale, il pilastro portante dello Stato, ora è in declino, ma si assiste a un'ascesa di nuove tecnologie di sorveglianza che quindi rafforzano lo Stato da un punto di vista di garante della sicurezza. So, on this question of state and capitalism, of course it's not a new idea. Marx has been explaining that for a long time and lots of post neo-Marxist colleagues have for a long time explained all this interaction. But beyond that, we know that historically, the creation of a state, the institutionalization of a state, the transformation of a state is always connected, interrelation, I'm not putting causality here, with the current development of capitalism. Ora è chiaro che l'interazione Stato-capitalismo non è un'idea inedita, pensiamo a Marx e tutti ai post-marxisti, ma storicamente la creazione, l'istituzionalizzazione e la trasformazione dello Stato evidentemente è collegato anche ai cambiamenti e alle trasformazioni del capitalismo. So let's start by measuring a little bit what we're talking about. Those five tables come from the three colleagues mentioned upstairs. It's a way to try to measure the importance of the state in the economy. Dunque, parliamo dunque di misure. Vedete, sono i tre autori, queste le seguenti grafici. E come possiamo misurare l'importanza dello Stato nell'economia? These are figures for OECD, not EU. They're a bit different from the one I had before. Sono numeri dell'OCSE, non dell'EU, un po' diversi da quelli che vi ho mostrato prima. So the figures from 1980 to 2013, and again you see that at the OECD level, including Mexico, including those countries, in the recent period you have a rather stabilization after the crisis, a small decline of public expenditure, more in non-EU countries. Quindi vediamo in questa tavola, ripeto, dati OCSE, quindi anche paesi tipo il Messico, dal 1980 al 2014, negli ultimi anni una stabilizzazione, se non un lieve declino, delle spese pubbliche. A second indicator, which is classically developed by OECD to understand the role of a state in the economy, is to measure product market regulations. They try to see the extent to which there's a strong regulation for various sectors and various markets. And here the figures are quite striking. There's at the OECD level, and EU is no different,
with a very strong decline of public regulation of various economic sectors, again between 1980 and 2013. It's an aggregated indicator, but this is a clear indicator of retreat of a state in the economy in this regulation capacity. Ora, questa seconda tavola grafico indica un indicatore tipico sviluppato dall'OCSE per indicare il ruolo dello Stato nell'economia e vediamo, e cioè la regolazione del, da parte dello Stato del mercato in diversi settori economici. Ebbene, questo colpisce abbastanza perché si assiste a un forte declino della, del ruolo di regolamentazione dello Stato, è un indicatore aggregato, ma vediamo che c'è proprio una diminuzione netta. A third table is to think about in terms of subsidies, to what extent the public expenditure are giving subsidies to private firms, which have become more or less illegal state aid in the EU. And again, you see that after a decline in the 1980s, you know, subsidies to private firms are remaining pretty stable at the level of the OECD for the last more or less 20 years. Un altro indicatore è il sussidio a aziende importanti, che ormai è uno strumento illegale come tipo di ausilio in Europa, nei paesi europei, ma in ogni caso si vede che dopo la crisi degli anni 80 anche questo indicatore è rimasto piuttosto stabile. The last indicator is probably more telling. When I try to understand this issue of state and economy and capitalism, I think tax is always central. From that point, I completely support my colleague Piketty. He is right. Tax is absolutely central. And this is quite telling. This is the level of corporate income tax rate. So tax on firm over time, 81-2014 in OECD country. Again, the EU is no different. And what we see is a very strong decline of tax on firms, corporate tax, in most OECD countries. And as you know, the recent reform by Trump will not change those figures. They just go down again. E infine, un altro indicatore che è estremamente rivelatore rispetto al ruolo dello Stato nell'economia e nel col rapporto col capitalismo, e cioè i tassi di imposizione sui redditi delle grandi imprese. Naturalmente le imposte sono centrali per questo tipo di analisi, e sono d'accordo con il collega Piketty. Vediamo un forte declino di questo tipo di imposizione con la recente riforma di Trump. I dati indicheranno ulteriore riduzione. So you see, we can say two things. We can say on the one end, there is a very strong state retreat in the economy, the capacity to tax and to develop regulations for the private sector, for firms, is very strongly in retreat in most OECD countries, including the EU. But on the other end, you have lots of public policies by the state. You have lots of economic intervention, and you have no decline of public expenditure. So the problem is to solve, to understand the logic of these two transformations going at the same time. Quindi cosa vediamo? C'è un fortissimo ritiro dello Stato per ciò che concerne l'imposizione, la capacità impositiva e di regolamentazione del settore privato nei paesi OCSE, incluso l'Unione Europea, e d'altra parte molte politiche pubbliche, interventi statali, in realtà hanno assenza di declino delle spese pubbliche. Come possiamo capire la logica di questi due andamenti apparentemente contraddittori? So you understand the contradiction of the debate. Some scholars will say, well, states are not able to tax and to regulate, meaning the large firms and transnational firms are more and more able to avoid the rule of the state. So clear example of state retreat. Some other ones will say, yes, we have large firms, but through public policy, through state subsidies,
through the economic role of a state, there's still a very strong capacity to organize markets, to give a direction to the economy, and to control some part of capitalism. D'altra parte vedete quindi bene la contraddizione del dibattito. Da un lato lo Stato non è più in grado di tassare e regolamentare le grandi aziende transnazionali, che a loro volta possono evitare il ruolo dello Stato, per cui questo dimostra un ritiro dello Stato dall'economia e dal mercato. D'altra parte è proprio attraverso i forti sussidi dello Stato e le spese pubbliche che lo Stato mantiene la sua capacità di organizzare i mercati e dare una direzione all'economia. I will have the same conclusion, ambiguous conclusion, by using the work of my old colleague, he's not old, but we were student together, Mark Thatcher, no relation with Margaret Thatcher, I should always say that, because he had a difficult life with such a name. And Thatcher is like me. He likes to. We tend to argue that to understand the link between the state and capitalism, you don't have to look at the principle and the discourses so much. You should follow the old idea of Michel Foucault. You have to look at the dispositive. You have to look at the policy instruments in order to understand the change. And he says, point one, well, if we try to understand the state's direct role in markets, and if we look at the provision of services and funding, influencing market structure, influencing market outcomes, long-term planning, he says what we see is a very clear reduction of the role of the direct role of the state in the economy, on markets. Why? Because you see the privatization of state-owned suppliers and banks and firms, and the EU is also limited state aid. Second, you see the making of markets and a lot of liberalization of markets, the creation of internal markets, for instance, in the welfare state also. You can see that in order of influence of market outcomes, states don't set price anymore. State prices are usually set by privately owned companies in most domains. And in terms of long-term planning, including in France, there's a very strong decline of medium-term plans and organization. So, state direct role in markets is very clearly in decline. Dunque, io concorro con la conclusione e mi rifaccio a quello che il collega più anziano, in realtà abbiamo studiato insieme, Mark Thatcher, che non ha alcuna parentela con Margaret Thatcher, già la vita difficile per il suo cognome, e che per comprendere il collegamento tra Stato e capitalismo è importante verificare qual è il ruolo diretto dello Stato nel mercato, quindi anche nella fornitura dei servizi e così via, e si può assistere a un declino piuttosto marcato del ruolo dello Stato sui mercati, anche per esempio nel processo di privatizzazione delle aziende, dei fornitori che un tempo erano di proprietà pubblica statale, nella liberalizzazione dei mercati, anche per ciò che concerne il settore del welfare, una minore influenza degli esiti, dei risultati dei mercati rispetto ai prezzi che ormai sono sempre meno stabiliti dallo Stato e sempre più dalle aziende private, e anche di una riduzione dei piani organizzativi a medio-lungo termine da parte dello Stato. But when we look at indirect ways to intervene in the market, we see a massive surge of new instruments and new way to intervene in the market. So if we look at old instruments, you know, national plans, state banks, monopoly price controls, that doesn't work anymore. By contrast, look empirically at what states are doing and how they try to intervene in the market. And you see a wealth of new intervention. You see, number one, that state-owned enterprises, they're becoming transnational firms. You may have heard of EDF, the French energy company, which may have a role in Italy sometimes, and of course is more and more becoming a big transnational energy firm, still controlled by the state. So you extend the role of a French state through EDF in a number of countries.
you see that the state is using a lot of private funding in all sorts of ways, and using much more precisely different elements of tax competition to follow its own goal. In terms of influencing market structure, you see that through merger and acquisitions, through the choice of providers, through the very subtle game of licensing, we see that indirectly market states are, and the elite of a state, of course, not the state themselves, are extremely influential and interventionist on a number of markets. In terms of influential market outcomes, we see that the key point of transformation of a state has been the development of regulation agencies in every country. And those regulation agencies, they tend over time to play quite a role in the regulation of competition, or sometimes controlling what the executive are doing, or on being the national branch of international regulation agency. Sabino Cassese always argue that the state are playing a very important role because they become the national branch of international regulation. And in terms of planning, we have more and more long-term contract between the state and private actors. So the argument is simple. The classic old instruments are not used. We see the retreat of direct intervention of the state in the economy. But you have a wealth of new instruments and new ways to intervene in the economy through all these indirect instruments. And when you look precisely on different sectors, it's quite considerable over time. It's true in Finland, it's true in the UK, even in the UK. Well, are they still European? Oh, it's true, of course, in a number of other countries. So indirect state intervention in markets is very important. So it's more than just states including financial instruments or market instruments within their own sector. It's also direct, indirect systematic intervention in a number of policies and private firms. Ora, però se consideriamo gli interventi indiretti dello Stato nel mercato, osserviamo che i vecchi classici strumenti non vengono più utilizzati, che ne so, il controllo dei monopoli, la pianificazione nazionale, ma che molti nuovi strumenti empiricamente sono stati sviluppati. Per esempio lo Stato che è ancora proprietario di grandi aziende che sono diventate transnazionali, pensiamo al caso dell'EDF, una grande azienda di energia nel campo dell'energia francese che è diventata un'azienda transnazionale, ha così esteso il ruolo della Francia in altri, al di là dei confini nazionali. Lo Stato utilizza i fondi privati, utilizza diversi elementi di competizione impositiva, influenza la struttura del mercato attraverso l'acquisizione, le acquisizioni, la scelta dei fornitori, il licensing, cioè le elite politiche dello Stato hanno sempre più influenze e sono sempre più interventiste attraverso questi strumenti indiretti. Anche dal punto di vista dei risultati del mercato ha sviluppato importanti istituzioni di normative e di regolamentazione, di controllo, per cui esercita un ruolo nella regolamentazione dei mercati, un controllo sull'esecutivo, talvolta diventa branche nazionali di istituzioni normative internazionali, pensiamo a quanto sostiene Sabino Cassese. Quindi ripeto, strumenti indiretti di interventismo statale nei mercati. I'd like to do a second argument to understand this time the reconfiguration of a state in relation to markets and capitalism. And the argument is, of course, an old insight from Max Weber. Weber used to say that the state is as much a business as a factory. And what we have seen in recent years is the extent to which the state is more and more imitating large firms, which is what we saw also a long time ago. So when you think about the restructuring of a state apparatus and organization, what is striking is the extent to which a lot of new ways to organize the state,
sometimes called new public management of other things, are in fact imitating or importing solutions that have been designed in large firms. Ora, la seconda argomentazione per cercare di comprendere la riconfigurazione dello Stato rispetto al mercato e al capitalismo si rifà alla visione weberiana dello Stato come azienda, business, ma anche come industria. Lo Stato, in effetti, consideriamo la ristrutturazione dell'apparato statale, dell'organizzazione statale, lo Stato imita sempre più o importa sempre più idee e strumenti dalle grandi imprese. Pensiamo a quello che si chiama New Policy Management, comunque soluzioni importate dal mondo delle grandi imprese. I will not develop this point, but we have done a lot of work to explain this. A second transformation of the state apparatus, and I will stop there on the state, and then I'll say 2 minutes on the urban, is for me a very important part. One of the most structuring transformation of the state is that, you know, a classic role of a state is to define the categories, statistics comes from state, to create the ways to make society legible, as says Scott. What is taking place nowadays is that, particularly in Europe, the state is more and more defined, assessed, the performance is measured, the frontiers are defined by agencies that are outside the nation state. La seconda grande trasformazione dell'apparato dello Stato, che considero molto importante, è che il ruolo classico dello Stato era la definizione di categorie statistiche che deriva da Stato, cioè modalità per rendere leggibile la società. Ora, soprattutto in Europa, lo Stato viene definito, valutato, misurato da agenzie che sono al di fuori del Stato nazionale. I'll take two examples. Number one, you are all familiar with the PISA assessment of education performance. When it was first published in France, nobody cared. We said, it's done by Anglo-Saxon at OECD. You know, we have a French education system. You know, it's in French. It must be the best in the world because it's the French world anyway. You know, so why do we bother? And of course, in France, like in any country I'm aware of, all those measures and performance are now triggering new reforms of the education system. And those measures are more and more central to reorganize the education system. Dunque, solo due esempi. Tutti siete a conoscenza della la valutazione PISA delle prestazioni nel campo dell'istruzione. Beh, quando è iniziato a circolare questo metodo di valutazione in Francia, tutti abbiamo detto: ma chi se ne frega, è anglosassone, è l'OCSE, noi siamo il sistema educativo migliore e quindi non ci interessa. Però in Francia, come in qualsiasi altro paese, in realtà questo tipo di misurazione delle prestazioni ha innescato nuove riforme del sistema dell'istruzione, per cui questo tipo di meccanismo di riorganizzazione che arriva dall'esterno. The second example is more telling for my argument. My colleague Benjamin Lemoine, who has a chapter here, is arguing that when you try to define the frontiers in accounting term of the Italian state, of the German state, of the French state, it's not the state who is deciding. It's more and more external agencies, including rating agency. Do you include pension in as public expenditure, or the promise of public pension that the state should pay in the next 30 years as part of the parameters of a state or not? Do you take the debt of semi-owned banks as part of a public debt or not? There are a number of big part of the expenditure. It's not obvious if it's part of the parameters of a state or not. Your state, my state, may say what they want. At the end of the day, Standard and Poor's are playing a much more important role to decide what are the limits of a state than the state itself.
Il secondo esempio che a mio parere è più rilevante ancora e faccio riferimento al collega Lemoine che ha scritto anche un capitolo in questo libro, è che chi definisce le frontiere di uno Stato dal punto di vista della contabilità non è lo Stato stesso, ma sono le agenzie di rating. Quindi, per esempio, bisognerebbe includere le pensioni anche dei dipendenti pubblici come parte di un parametro che definisce lo Stato, per esempio, oppure il debito di alcune banche come parte del debito pubblico. Quindi di fatto sono proprio questi tipi di rating, di valutazioni che decidono lo Stato e i confini dello Stato e non più lo Stato stesso. So, because we're late and I speak slowly, usually I speak very quickly. Di solito parlo molto più in fretta, ma oggi è un'eccezione. I would like to stop here on the question of a state, and I would like to say, to conclude, a small number of things about capitalism, because I think the logic of state restructuring has, I hope, appeared clearly. But the other problem is that we're not entirely sure of the logic of transformation of capitalism. What we say in the literature is that financialization has become an absolutely key transformation, and we have a lot of literature about that. We know that this globalization is important. We know that this technology, this knowledge is very important. We also know that one characteristic of global capitalism is the importance of corruption, the importance of new economic actors that are becoming powerful entrepreneurs, like mafias, criminal organizations of various sort, international gangs of drug dealers, that at the international scale are becoming force that play a role. And of course, the fiscal paradise as just one element of those element. But when we put all these things together, we have a different kind of capitalism that is emerging, and the key variables to understand the transformation of capitalism, I think, are a little bit distinct from the classic understanding of capitalism at the national level, emphasizing trade union, labor laws, and all the classic variables that are still there. That's my argument. But they are now combined with this element of this more global, financial, corrupt, and technologically oriented capitalism. Dunque, quindi passerei a parlare, a dire due parole su capitalismo, poiché mi pare che probabilmente a questo punto la logica della ristrutturazione dello Stato spero sia un po' più chiara. Ma sul capitalismo e sulla logica della trasformazione del capitalismo forse non c'è altrettanta chiarezza o sicurezza, perché senz'altro classicamente si parla dell'aspetto della finanza globale come trasformazione chiave del capitalismo contemporaneo, della globalizzazione, della tecnologia, del sapere tecnologico, come pure una caratteristica del capitalismo globale è l'importanza di nuovi attori quali economici, quali la mafia, altre organizzazioni criminali, i guadagni dal commercio di sostanze illecite che hanno ormai un ruolo fondamentale, come pure i paradisi fiscali. Naturalmente questi aspetti descrivono, o meglio indicano, un tipo diverso di capitalismo che è distinto dalla definizione classica del capitalismo a livello nazionale. Naturalmente il nuovo capitalismo combina sia gli aspetti del capitalismo, diciamo, nazionale con questi aspetti che vi ho appena citato. E just on this point and the importance of technology, you know that these are the largest firm in the world measured by market capitalization, and you know that they call Apple, Google, Alphabet, Mac, Amazon, Facebook, but more and more the Chinese one, Tencent, Alibaba, Baidu. So we see huge technology firm both in the US and China, about the same size nowadays, that are structuring more and more of globalism. I think we need to understand that. My last point and conclusion.
E abbiamo appena visto due slide sull'importanza della tecnologia, dove sono state mostrate le più grandi aziende secondo la l'indicatore capitalizzazione del mercato, aziende sia statunitensi sia sempre di più quelle cinesi, enormi aziende tecnologiche che senz'altro strutturano la globalizzazione contemporanea. And my last point to conclude is really to emphasize the point that one of the difficulties of the states is that a lot of the transformation take place at different scale. That's more my area of research nowadays. The most striking fact is the extent to which the economy is becoming urban. Capitalism is more and more urban, both in terms of production of wealth, but also in terms of concentration of wealthy people in those large metropolis. Dunque, una delle difficoltà della comprensione dello Stato contemporaneo è che le trasformazioni hanno luogo su scale diverse e l'elemento che più colpisce è che le economie diventano sempre più urbane dal punto di vista della produzione della ricchezza e della concentrazione delle persone più facoltose. If we look, for instance, at the US, we still talk about the US economy. And maybe we could talk, we'd joke with Lucio when he was there, Baccaro, when he was there last time, on National Growth Pact. What sort of national economy do you see there? You see the GDP per inhabitant concentration. Basically, the US economy nowadays, it's 12 economic urban regions, okay? 12. In those places, you have huge amount of investment, huge amount of wealth, huge amount of added value, huge amount of innovation and technology, extremely high wages, for everybody, including for hairdressers, but the rest of the country is completely in decline. The average wage is going down. You know that the life expectancy is going down in the US on average. So you have these two worlds where immense concentration of production and wealth in 12 urban areas and the rest of the country going down. Things are less extreme in Europe, but I will show you figures that we see a little bit of that taking place also in Europe. I understand Milan and Italy, we see also more and more discrepancy. So this capitalism is also an urban capitalism. And I think this territorial variable becomes central to understand both inequality, a consequence of this type of capitalism, but also of wealth creation. And if I had time, and I don't have time, but I just show you one thing, is of course what China is doing. And what China is doing is to say, we are now the center of the world. You know, we are becoming the first economy of the world. So when you are the center of the world, you need the biggest city in the world. And they are creating three mega cities. And the most well-known is Jingjinji, which is about 100 million inhabitants around Beijing. Where they concentrate a huge amount of resources and investment, and that will be maybe the new center of capitalism, dictatorship plus hyper-capitalism. So we have to rethink the effect on democracy. E, infine, se quando pensiamo all'economia statunitense pensiamo sempre, come dire, facciamo sempre riferimento all'economia statunitense, ma che tipo di economia nazionale vediamo? Vediamo che negli Stati Uniti ci sono 12 regioni urbane economiche che raccolgono enormi quantità di investimenti, ricchezza, valore aggiunto, innovazioni tecnologiche e salari elevati per tutti, anche per i parrucchieri, e il resto del paese che è in declino, dove non solo i salari, gli stipendi sono in declino, ma anche le aspettative di vita. Quindi due mondi, uno di immensa concentrazione di produzione e ricchezza e l'altro in declino. Quindi dobbiamo avere ben presente questo tipo di fenomeno per capire le ineguaglianze che sono le conseguenze di questo tipo di capitalismo, ma anche la produzione di ricchezza. Ora, questo fenomeno è meno estremizzato in Europa, però forse già anche in Italia ci sono delle discrepanze tra Milano e il resto del paese. Ebbene, la Cina, che sostiene di essere l'economia più forte al mondo, essere centrale, sta costruendo tre megacittà di cui Jingjinji avrà 100 milioni di abitanti. Dobbiamo dunque considerare come questa combinazione di dittatura e ipercapitalismo che tipo di conseguenze avrà per la democrazia.
Grazie. Bene, moltissime grazie a Patrick Le Galès per averci mostrato da vari punti di vista come l'ondata neoliberista degli ultimi 30 anni ha reso tutt'altro che irrilevante il ruolo dello Stato, anzi il ruolo dello Stato si è diversificato, è cambiato, ma sicuramente non è assolutamente irrilevante nel capitalismo di oggi. Ovviamente la sua mezz'ora si è raddoppiata a causa della traduzione, ma ringraziamo molto anche la traduttrice per aver sintetizzato efficacemente quello che Patrick ha detto. Adesso abbiamo due discussant, Lorenzo Bordogna e Maurizio Ferrera, che cercheranno di essere brevi. Loro non hanno bisogno di traduzione, quindi si avverranno del fatto se parlate in italiano, se proprio... chi inizia di voi due come volete, come preferite. Va bene. Oh, Lorenzo. Va bene, grazie intanto per avermi invitato e per questa 10 minuti ciascuno. Relazione molto interessante, quindi ringraziamenti pochi. La relazione, come si è visto, tocca una molteplicità di temi. Sotto questo cappello, le trasformazioni dello Stato, ci stanno molte cose, tra cui anche queste ultime, che ha detto che sono di grandissimo interesse e, per quanto ne so io, non così esplorate nella letteratura. E invece mi sembrano cose, diciamo, che vanno al di là delle variabili politiche, ideologiche, eccetera. Sono trasformazioni strutturali di grandissimo rilievo. Io però mi fermo, non sono esperto di queste cose, mi fermo su due temi, quindi nella molteplicità di temi sollevati dalla relazione e dal libro. Io ho letto l'introduzione del libro e anche lì c'è una esplorazione di molti temi, molto sfumati anche. Apprezzo molto questa propensione che ha l'autore, Patrick Le Galès, di, come dire, prendere le distanze da visioni troppo dicotomiche e dire sì, c'è un declino, c'è chi sostiene il declino dello Stato e ha buoni argomenti, ma c'è anche chi sostiene che lo Stato sta diventando più forte, prendendo nuove funzioni molto differenziate, che non sono quelle tradizionali, eccetera, ma che pure ci sono. E mi sembra che su questo, come su altri temi, lui sta abbastanza nel mezzo, o propone di più forse per la seconda. Un tema di cui mi occupa, per esempio, il New Public Management. Il New Public Management è stato oggetto di analisi di manichee di questo genere, o completamente contro o unificherà tutte le pubbliche amministrazioni del mondo. Non è così, non è stato così. Se questo era il suo disegno, il disegno è ampiamente fallito, e nonostante questo alcune trasformazioni, come ci ha detto Patrick, ispirate da quel paradigma, da quel modello, ci sono in tutte le amministrazioni pubbliche, anche in quella francese, limitatamente però. Allora, tenendomi a questa visione più selettiva, io mi prendo spunto da due affermazioni che ci sono nell'introduzione, che si rafforzano l'uno con l'altra, e faccio qualche osservazione e un paio di domande su questo. Le affermazioni che Patrick ha ripreso nella sua presentazione sono queste. Una a pagina 1, lui lo sa bene, è la tesi del libro. La tesi del libro è che le ragioni, i drivers della trasformazione dello Stato degli Stati europei, dello Stato europeo, sono sostanzialmente due: la globalizzazione e la costruzione dell'Unione Europea, la costruzione dell'Europa. A pagina 14 rafforza questa visione e dice è l'accelerazione dei fenomeni di globalizzazione, di internazionalizzazione dell'economia e della finanza in modo particolare. La libertà di movimento dei capitali è fondamentale, più che dei movimenti delle merci e delle persone sicuramente. E la costruzione dell'Unione Europea, la costruzione del mercato unico dell'Unione Europea, che hanno messo in moto meccanismi, usa questo termine che i sociologi conoscono bene, meccanismi che portano alle trasformazioni dello Stato. Ora, le mie osservazioni sono rispetto a queste due forze che sono alla base delle trasformazioni dello Stato, che poi Patrick ha ripreso nella presentazione di oggi, anche se arricchendole con molte variazioni sul tema, io non sono in grado di inseguire.
mi fermo su questi due temi, però. La prima curiosità che ho è, lui a pagina 1, se non voglio essere così pignolo, ma a pagina 1, a pagina 14, mette prima la globalizzazione e poi la costruzione dell'Unione Europea, a pagina 14 prima la costruzione dell'Unione Europea e poi la globalizzazione. Allora, la domanda è: qual è la priorità che lui ha in mente? Quali di queste due forze? E la cosa importante non è una mera questione retorica, è importante perché connessa con questo c'è l'idea se la costruzione dell'Unione Europea è semplicemente, come dire, una fattispecie localizzata nella regione europea del processo di globalizzazione e è conforme alla globalizzazione, market conforming, cioè non fa altro che riprodurre le dinamiche della globalizzazione, o se il processo di costruzione europea è anche, non voglio essere un pasdaran, anche un processo di reazione, di correzione della globalizzazione e dei mercati globalizzati. Quindi se in qualche modo è non solo market conforming come, o market enhancing, rafforza le dinamiche del mercato, ma in qualche modo le tempera, le modera e le corregge. Questa è la prima domanda fondamentale. Collegata con questa, poi dopo faccio alcuni esempi, collegato con questa c'è l'altra domanda che loro sollevano nell'introduzione, è se gli stati nazionali sono in qualche modo agiti dalla globalizzazione, sono oggetto di globalizzazione, diciamo così bersaglio della globalizzazione, quindi vittime delle dinamiche che vanno al di là dei confini nazionali e che mettono in dubbio, erodono la capacità regolativa degli stati nazionali di regolazione dei flussi finanziari, di regolazione dei flussi delle merci, di regolazione dei flussi del lavoro, eccetera, eccetera, oppure se lo Stato, e certamente questa dimensione c'è, è anche attore, non soltanto agito dalla globalizzazione, ma uno degli attori della globalizzazione, uno degli protagonisti che con varie capacità, e le capacità dipendono dall'elite molto, dipendono anche dal consenso che le elite sono in grado di produrre, diciamo, di raccogliere, ma lo Stato può in qualche modo essere protagonista. Allora, faccio degli esempi, perché degli esempi riguardo all'Europa. Dunque, dico intanto la mia impressione molto sommaria. È molto più difficile che gli stati nazionali riescano a essere protagonisti attivi e regolatori dei processi di globalizzazione. Anche questo possono fare, dipende dalla dimensione dello Stato, dalle abilità, eccetera. Però i processi di globalizzazione sono una cosa grande, come hai detto te, i mercati finanziari non settimana per settimana, ma ora per ora possono determinare i destini di un paese come la Grecia, per dire, il cui reddito, il prodotto nazionale lordo è una quota infinitesima delle masse che i mercati finanziari muovono ogni ora, ogni minuto. Nello stesso tempo, però, adesso ho perso il filo, gli stati nazionali possono intervenire sull'europeizzazione, sulla globalizzazione meno, quindi è una forza che in qualche modo sta lì sullo sfondo e con cui bisogna fare i conti. Ma per quanto riguarda il processo europeo, questa visione molto diffusa, non so in Francia, ma certamente in Italia, che in qualche modo tutte le decisioni, le scelte, le dinamiche italiane nell'economia, nella politica, nella società sono determinate dall'Europa e condizionate negativamente dall'Europa, senza che sollevare il punto che le regole europee sono regole che non vengono imposte dai carabinieri col fucile dietro le spalle ai varatori nazionali, sono regole condivise, concordate, negoziate con capacità diverse da parte dell'elite, per questo è fondamentale, ma sono negoziate dagli stati nazionali. Gli stati nazionali in qualche modo possono intervenire con un disegno coerente su queste. Tre esempi e chiudo. Per esempio,
due negozio, due il per esempio tra i vincoli maggiori che gli stati nazionali soffrono, soprattutto quelli a alta vulnerabilità finanziaria, quindi con un alto debito pubblico, Italia, Grecia, Portogallo, Spagna, eccetera, Irlanda, sono le regole del fiscal code, del trattato sull'Unione, l'interpretazione e le regole del patto di stabilità rafforzate dal fiscal code. Bene, queste regole, è difficile, penso, cambiare le regole, cambiare gli statuti, diciamo i trattati, ancora più difficile cambiare le regole, questi sono regolamenti, non è semplice l'interpretazione delle regole, le politiche che conseguono all'interpretazione delle regole e l'implementazione delle politiche che conseguono all'interpretazione delle regole, queste sono arene della lotta politica su scala europea, ma sono arena della lotta politica, non sono scolpite nella pietra. È bastato, dico bastato delle virgolette, che il presidente della Commissione, l'ultimo presidente della Commissione europea, che non è sia stato eletto con una legittimazione maggiore, perché tutti noi sappiamo che sulle schede della votazione delle elezioni europee c'era il nome del candidato a presidente della Commissione nello schieramento dell'altro lato, che ha dato maggiore legittimazione. E si è preso un po' di libertà rispetto a degli attori che sembravano irremovibili per approvare, come la Germania, ma diciamo questa demonizzazione della Germania è ridicola secondo me, per approvare il 15 dicembre del 2015 la nota comunicazione interpretativa della flessibilità delle regole del patto di stabilità e crescita, che ha dato possibilità di politiche diverse. Adesso è in discussione la revisione dell'architettura istituzionale dell'Unione Economica e Monetaria. C'è stato un position paper della Commissione a aprile-maggio, c'è stato un summit dedicato a questo il 6 dicembre, la decisione verrà presa a marzo. Queste sono arene di lotta politica in cui gli stati nazionali e gli attori nazionali dentro gli stati nazionali possono esercitare un ruolo. Ora, quello che apprezzo nel libro è che non c'è questa visione deterministica in cui, ma c'è una visione che è venuta fuori in alcuni punti della presentazione anche, di questi sistemi di regole sovranazionali. Ripeto, un po' diverso trattare con i mercati finanziari internazionali, quella è un pochino diversa la cosa, ma le regole dell'Unione Europea le fanno i paesi dell'Unione Europea, diciamo. Bene, grazie Lorenzo. Maurizio. Sì. Anche io taglio i complimenti perché, come dire, con Patrick. Sì, con Patrick sono una specie di standing congratulations. Vorrei cominciare con una proposta. Al centro della tua presentazione, dall'inizio, tu hai messo questa definizione o questo concetto del transnational capitalist policy member state. Allora io proporrei un'aggiunta e una eliminazione. L'aggiunta è democratic, la eliminazione è capitalist, perché secondo me il capitalismo è il contesto, non fa parte dello Stato, è il contesto all'interno del quale gli Stati, poi dire, possiamo definirle in maniera weberiana, post-weberiana, come vogliamo, cui gli Stati operano con una logica relativamente autonoma, come ha appena detto Lorenzo. Se spostiamo il capitalismo dalla definizione del nuovo stato riconfigurato nel contesto, manteniamo la tua posizione, e cioè che c'è un condizionamento, un'interrelazione inevitabile tra il capitalismo e lo Stato. Però, come dire, guadagniamo nella possibilità di individuare alcune logiche di funzionamento, di azione e di sviluppo
che sono relativamente autonome dalla sfera economica e che invece hanno a che fare con ciò che rimane lì, e cioè transnational democratic policies. Tu dici in un certo punto, l'hai citato forse anche nella presentazione, ma da qualche parte nel libro, che la stateness, no, uso questa espressione anziché la tua definizione lunga, ha subito una serie di cambiamenti rispetto, come dire, alla baseline weberiana, perché parli di una diluizione, no, delle caratteristiche delle fondamenta weberiane, il controllo del territorio, monopolio della coercizione, la rule of law, eccetera, eccetera. Quindi c'è stata una sovranità, potremmo dire, no? Sovranità territoriale. C'è stata una diluizione di questi aspetti, di questa dimensione della statualità, c'è stata una estensione però delle funzioni, almeno fino a un certo punto, che è quello che giustifica l'addizione del policy, no? Policy member state. Qua io, sì, policy va bene, però la grande novità dal dopoguerra in poi è stato il welfare, no? Se tu, diciamo, misuri, no, dal punto di vista quantitativo la taglia di queste policy, c'è la regolazione, certo, ma insomma il 30% è del PIL, e quindi più del doppio, più della metà della spesa pubblica è welfare. Ancora oggi, come tu stesso hai detto, non è diminuita. Quindi diluizione delle fondamenta weberiane, controllo territoriale, sovranità, eccetera. Estensione del range delle funzioni, e poi la delega volontaria all'Unione Europea di sovranità in alcune aree molto importanti, che hanno a che fare proprio col rapporto tra politica ed economia. Allora, chiediamoci se questa è stata la trasformazione, in un contesto di trasformazione del mercato, del capitalismo globale, eccetera, eccetera. Possiamo individuare alcune dinamiche che non c'entrano niente o che c'entrano poco con la trasformazione del capitalismo, con la globalizzazione, la finanziarizzazione, eccetera, eccetera, e che sono endogene invece allo Stato in quanto insieme di istituzioni politiche? Io direi di sì, perché la democrazia unita al welfare, quindi la market democracy, no? Come dire, scatenato o generato una logica evolutiva proprio sul piano funzionale dello Stato europeo, che ha condotto alla crisi fiscale. La crisi fiscale non è colpa dei mercati internazionali, anzi, quando ci prestavano i soldi per pagare il debito o per spendere a debito in pensioni, in altre cose, erano buoni questi mercati internazionali. Sono diventati cattivi quando ci chiedono il conto. Allora, in parte io credo che questa vulnerabilità nei confronti dei mercati internazionali, in particolare della finanza internazionale, sia in parte autoinflitta. Market conforming, abbiamo scherzato col fuoco e adesso ci siamo bruciati. Seconda diciamo dinamica endogena, questa cessione di sovranità volontaria nei confronti dell'Unione Europea, questa apertura dei confini, eccetera, eccetera, è stata originariamente, come dire, motivata dal desiderio di recuperare capacità che gli stati come singoli non potevano avere. Nota teoria del salvataggio dello Stato, in particolare negli anni 50-60, eccetera, da parte dell'Unione Europea, anche grazie all'integrazione dei mercati. Questa integrazione dei mercati non è stata solo voluta dai mercati, ma è stata anche voluta dagli stati, perché, come è successo, avrebbe prodotto
dividendo fiscale di nuovo da redistribuire sotto forma di prestazioni, di welfare, eccetera. A un certo punto però questa interdipendenza, che è diventata una interdipendenza democratica orizzontale, è una dipendenza da un livello sovranazionale che adesso noi vediamo come un nemico, ma che, come diceva Lorenzo, abbiamo tirato fuori noi questo genio dalla bottiglia, e adesso il genio è fuori, possiamo un po' cercare di modellarlo, ma come dire, anche questa è stata autoinflitta, questa vulnerabilità nei confronti, diciamo, tu hai detto delle elite degli altri paesi, ma anche dei demoi degli altri paesi, perché ciò che decide la cancelliera Merkel rispondendo al proprio demos ha effetti su di noi come demos, che non votiamo a Berlino, votiamo a Roma. Potrei dire viceversa, purtroppo viceversa avviene molto di meno, ecco. Allora, anche questa EU conformity di cui ci lamentiamo, o questa German Standards Conformity, che di nuovo è una cosa di cui ci lamentiamo, in parte un effetto non previsto, ma di nuovo autoinflitto. Peraltro adesso genera populismo, in alcuni paesi la voglia di uscire, vedi Brexit. Tutte queste cose, secondo me, hanno poco a che fare con le trasformazioni del capitalismo. Sono avvenute in quel contesto lì, ma sono, come dire, molto da ricondurre a, come dire, logiche di azione e Eigendynamik, avrebbe detto Weber, di natura endogena alla sfera politica e alla sfera dello Stato. Allora, per finire, se questa linea di interpretazione è corretta o almeno plausibile, ecco, allora lo Stato membro, il Transnational Democratic Policy Member State, e deve rimboccarsi le maniche e autoriconfigurarsi, quale che sia, diciamo, l'evoluzione, il contesto, le logiche e le nuove minacce del capitalismo globale, per rimediare degli errori, come dire, gli effetti non previsti, per carità, nessuno l'ha fatto, non si è fatto tutto apposta, degli errori che però trovano la loro origine in logiche politiche. Allora, non è che dico che le trasformazioni del capitalismo non siano rilevanti, importanti, eccetera, ma che non possono. Tu hai precisato che non sei un determinista, va benissimo, che però, insomma, io credo che il dibattito dia troppa importanza alle pressioni esogene che riguardano le trasformazioni dello Stato europeo, e invece dia troppa poca importanza, forse perché non le visualizza, a quegli esiti che noi oggi vediamo e riassumiamo in questa etichetta di dinamiche che, come dire, hanno una origine, una logica autonoma rispetto a quella delle trasformazioni del capitalismo. E quindi, almeno per questa parte, abbiamo bisogno di un'analisi, di una diagnosi, e quindi poi di una riflessione critica e propositiva che prescinda dalle trasformazioni del capitalismo, dell'economia, del mercato, della finanza, di cui tu hai parlato, che sono considerate così importanti, ma che, secondo me, se non c'è questa riconfigurazione politica, restano delle cose nei confronti delle quali abbiamo poca capacità di risposta e di governo, perché, come dire, siamo noi deboli, e la nostra debolezza non è una cospirazione, come dice Wolfgang, della finanza internazionale o del capitalismo internazionale, è l'effetto di una sfera, quella politica, che weberianamente ha una logica sua, distinta e separata, che produce effetti autonomi. Grazie anche a Maurizio Ferrera. Visto che l'ora è molto tarda, io direi che prima di aprire il dibattito diamo la possibilità a Patrick Le Galès di rispondere. Se poi c'è tempo, apriamo un dibattito ulteriore, ma direi che adesso
se aprissimo subito la discussione non gli daremmo poi la possibilità di rispondere. Quindi Patrick, hai già molti stimoli a cui rispondere. Grazie mille. These are difficult and very interesting questions. I will respond very briefly, but maybe we'll keep going this discussion because they are difficult questions and I prefer to keep time for a general discussion. Number one, Lorenzo, on EU versus globalization. In many ways, the argument is that the key element is that the box of a national society is less encaged within the nation state. So for me, the key argument is changing scale. Whether it's globalization of EU, in a way, it's not central for what we are saying here. It's a very difficult question. As you say, they may be mixed in some ways. I do not know. I follow very much your line of argument. My line of defense would be to say I don't need to be more precise in order to make my argument. And it's so intertwined that we still are not very good in being able to see and to trace which mechanism are more EU, which one are more globalization. And this story has not been very well told so far. We need, I think, far more work to be able to show more. So I take your point, and I'm not able to answer, and I accept this confusion. You're absolutely right. On the second, on the state object or decision, I think the conclusion is clearer, I would suspect, in the book, generally speaking, which is we argue that, yes, there are strong capacity for state elite and more collective capacity, but within some rules of a game. So there is no exit strategy which is possible. That's what we argue. So the logic is part of the field and the rules of the game have been redefined through the EU and globalization processes. And within those rules of the game, then the state have some capacity to do a number of things and to make some choice. I tend not to exaggerate this national capacity. I think this interdependence is quite systematically far bigger than we suspect. For instance, at the EU level, you are absolutely right to emphasize the extent to which the national level has played a more important role in the last 10, 15 years. On the other end, meanwhile, you had 600 new small regulation at the EU level, and the whole logic of the EU was still developing. So you can really play with both hands here. And I would emphasize a little bit more this interdependence. And if that is correct, then the capacity of a state to add and to influence the EU will depend a lot on collective action to be able to play with other states or with firms, with other groups. So yes, strong capacity if collective action under some rules of the game. Dunque, domande difficili, molto interessanti. Sarò breve perché vorrei lasciare spazio al dibattito. Rispetto a quanto ha detto Lorenzo, cioè Unione Europea versus capitalismo, senz'altro io seguo il tuo punto di vista, nel senso che il fenomeno della globalizzazione e il legame con l'Unione Europea è qualcosa che non è ancora stato così studiato, per cui non ho bisogno di essere più preciso di quanto sia stato nel libro rispetto agli argomenti che presentiamo noi. Queste due dimensioni sono così intrecciate che capire, individuare quali sono i meccanismi che appartengono più all'Unione Europea e quali che appartengono più alla globalizzazione è una storia che non è ancora stata davvero studiata e raccontata. In realtà io quello che ritengo, e nel libro è anche meglio spiegato, è che effettivamente ci sono certe regole del gioco all'interno del quale l'elite degli stati possono agire ed operano, però è come se non ci fossero delle altre vie d'uscita se non questa struttura delle regole del gioco, per cui il campo viene ridefinito dalle politiche dell'Unione Europea e al tempo stesso la logica di queste politiche dell'Unione Europea è ancora in via di sviluppo, per cui l'interdipendenza
tra queste due dimensioni è molto maggiore di quello che di solito si ritenga. È chiaro che a livello nazionale gli stati hanno svolto un ruolo più importante, però ci sono anche 609 nuovi regolamenti a livello dell'Unione Europea e, come dicevo prima, la logica è ancora in via di sviluppo. Per cui la capacità degli stati di influenzare l'Unione Europea dipende veramente dalle azioni collettive, quindi con i vari attori e con quello che lo Stato, le alleanze che lo Stato riesce a creare con altre elite politiche, ma anche con grandi aziende. Insomma, l'influenza dipende davvero dall'azione collettiva. For Mauro Di Zio, very briefly, I'll say two things. Number one, you point a difficulty we had in the book, and we had a fifth hypothesis on the democratic transformation, and we did not agree either between us or with the authors we discussed it with. So this is the weakness, in the sense that we could not formulate something that way. So you are pointed out to a real issue. Second, I would slightly disagree with you. So the problem is to be precise on this political logic and what it tells us on the transformation. So my favorite would be to keep capitalist, because I think it remains central, and to add democratic, of course. But the question is whether you put democratic or semi-democratic. And in many ways, I take your argument, and I don't buy it completely. Because, and that's where I accept some of the Wolfgang's argument, some of it, is that when you look over the years, you also see the less capacity of a state to tax. So the key argument for me of Wolfgang Schäck is to show the decline of tax revenue over time from what it should have been over time. So this political logic you describe creates financial difficulty also because of a decreasing tax capacity of a state, and because a lot of firms are able, or private individuals, able not to pay tax. And this lack of revenue has also played quite an important role in this transformation over time. The second argument would be to argue that usually we think about transformation of a state in relation, for instance, with social movement. And in the recent periods, before the rise of the populist vote, as Donatella della Porta writes in the book, you know, this has played zero role in the last 20 years, very little. So this part of the democratic process has been marginal in those transformation. Social movement. What about Podemos? What about Tsipras? Until, you know, the end of the crisis. Even Podemos has not played an important role so far, very much. Okay, we'll see. Mm-hmm. But Greece would be an extreme case. But I would say probably now we have a reaction to that, and it would be a different cycle. So not so much. So yes, there's a bit of this political logic you mentioned, but I would not exaggerate too much. And I tend to argue that a lot of change of the policies, I make a sort of Paul Pearson, Jacob Hacker argument, you know, I would like to explore more this idea, you know, the limits of a democracy there. That's what we have emphasized in the book, a bit too much, and I take your point. Still, to be able to precisely show this logic that you mentioned, not in interdependence with the other ones I show, I would be reluctant to do so. But it's an open question that we have not been able to solve. So I think this is a very... Next book. No, maybe discussion, maybe you write something about that. In effetti due cose rispetto a quanto tu hai descritto. Effettivamente tu hai veramente messo il dito su una difficoltà che noi come autori del libro abbiamo incontrato, cioè poteva essere la quinta ipotesi, questo della trasformazione democratica, ma, o del ruolo della democrazia, ma non abbiamo trovato un accordo tra noi autori, quindi senz'altro una debolezza del volume, non siamo riusciti a formulare un'ipotesi. Rispetto a quanto dici, io sono leggermente in disaccordo con te, perché è importante essere precisi sulla logica della politica. In particolare io ritengo che sia fondamentale mantenere il capitalismo al centro del fenomeno, e soprattutto mi chiedo, parliamo di democratico o di semidemocratico? Perché in realtà, se osserviamo nel corso del tempo, rileviamo una capacità inferiore dello Stato di imporre le tasse, e questo declino del
gettito in positivo nel corso del tempo e indica ha portato a difficoltà finanziarie evidentemente e quindi ha anche influito sul ruolo della trasformazione dello Stato. Questo aspetto è estremamente importante da tenere in considerazione. Inoltre parte del processo democratico o parte della democrazia è, si identifica nei movimenti sociali che tranne negli ultimissimi anni con questi movimenti populistici sono pressoché assenti, come Della Porta descrive nel suo capitolo del nostro volume. Anche il movimento Prodemos per ora non ha avuto un impatto così profondo e ricordiamoci la Grecia comunque rimane un caso estremo almeno per ora. Per cui è molto importante, a proposito di questo cambiamento della politica degli Stati europei, esplorare i limiti della democrazia e cercare di essere molto precisi sulla logica che si rileva. Nel prossimo libro, che magari scriverai tu però. Ne scrive già troppi lui. Direi che abbiamo 10 minuti massimo, quindi c'è una domanda. Prego. Su base dei concetti espressi nel suo libro come in questa conferenza, volevo che lei, come esperto europeo, facesse una succinta lettura del problema più bruciante attualmente del capitalismo siderurgico italiano, il caso Ilva e il fatto che viene assorbito da ArcelorMittal. Il problema dell'Ilva considera tutti gli elementi di cui lei ha parlato, l'Europa, l'Italia come nazione, l'Italia. Capitale, la politica, il voto e tutto. Allora, nei media noi assistiamo in questo periodo tutta una discussione tra il ministro del Ministero dello Sviluppo Industriale e i politici locali, cioè il sindaco di Taranto e il presidente della regione Puglia. Nel mese di novembre la Commissione Industria del Parlamento italiano ha invitato e ascoltato in una relazione di mezz'ora, 50 minuti, l'uomo dell'ArcelorMittal che gestirà l'Ilva. Io ho seguito quella relazione lì. La domanda però arriviamo. Sì, arrivo subito, perché sennò lui fa una relazione in cui spiega chiaramente in pochi concetti il programma industriale e per loro sembra molto facile, insistendo sull'ambientalizzazione, l'iniezione dei denaro, il parlare con i rappresentanti dei lavoratori, cose che loro hanno fatto già. Quindi io vorrei da lei, come esperto, che cosa fa che gli italiani non sono stati in grado di risolvere questo problema e poi e per la ArcelorMittal la cosa è così semplice con risultati a breve, vuol dire 2020, medio 2022 e lungo termine. Grazie. Briefly, I don't know enough the subject, so I will feel like not an expert. I will say just two things. Number one, when Mittal bought the French siderurgy industry, it was a disaster. It was supposed to save the French industry, and it devastated it. The second thing I'd say is that when the French state tried to save the industry, it failed miserably too. So I know it's difficult to do something. In the French case, I can tell you that both the public sector support
and the sale to the large transnational firm Mittal were both disasters. So I don't know. No lesson to learn. No lesson to learn from France. Worry. Io non conosco abbastanza l'argomento, per cui non sono un esperto. Tuttavia posso raccontare che quando la Mittal ha comprato l'industria siderurgica francese, che avrebbe dovuto salvare, è stato un disastro. E quando lo Stato francese si è proposto di salvare l'industria, ha fallito miseramente. Quindi senz'altro è qualcosa di difficile da fare, però il settore pubblico è intervenuto a sostegno dell'industria, ha fallito, e la vendita a una grande azienda transnazionale è stata disastrosa. Quindi non bisogna imparare dall'esempio francese, ma senz'altro c'è da preoccuparsi. Un'ultimissima domanda, Luigi Burroni, poi chiudiamo, perché dobbiamo dare. Tra l'altro, poverino, ha 9 ore di jet lag, quindi. No, it's ok. You're right. It's a very difficult thing for all of us in social science. We, each time we have to take into account the cities, we take into account the regions, the state, beyond. So we are always playing with that. My point was, we cannot stop at the national capitalism. And too much analysis remains national when it's not. And the national itself is becoming transnational and urban. So I would also accuse my friends who do urban capitalism to not understand the state. It's exactly the same argument. So the problem is that in different contexts, how we are able to combine. And if we think about urban capitalism, yes, because there are forms of urban capitalism very similar in China, in Europe, in the US. But if you really want to understand it more precisely, the interaction with the state remains very important as well. So we are always obliged to combine the two things together. That would be my argument. And it's difficult. In effetti, come scienziati sociali, è sempre difficile, perché dobbiamo prendere in considerazione il livello delle città, delle regioni, dello Stato. Ma naturalmente io ritengo che ancora un po' troppe analisi si incentrino sul capitalismo nazionale, mentre in realtà il capitalismo è transnazionale e urbano. Il problema, cioè, si colloca in contesti diversi contemporaneamente, ma è chiaro che le interazioni con lo Stato continuano a essere rilevanti, ma bisogna anche tenere presente che le forme di capitalismo urbano sono identiche negli Stati Uniti, in Cina e in Europa. Quindi occorre combinare questo duplice sguardo. Bene, ringraziamo ancora moltissimo Patrick Legaresse per essere stato con noi, per aver introdotto questo ciclo che, ricordo, ora si svolgerà periodicamente ogni altro martedì, cioè ogni martedì, ogni 2 settimane. Quindi vi aspettiamo numerosi. Arrivederci. Grazie. Grazie ancora. Grazie. Io gli ho già detto che stasera non posso, ma...